Una pesante protesta, striscioni della curva A che appaiono all'alba in città per un clima incandescente alla vigilia di Napoli-Genoa. Ma facciamo un passo indietro, provando a comprendere i motivi di una rottura tra squadra e società che sembra avere radici profonde. È il 17 ottobre, De Laurentiis sta per firmare la convenzione con il comune per lo stadio San Paolo. Altro che storico accordo, gli occhi sono tutti puntati sulle dichiarazioni del patrono sui mancati rinnovi di Mertens e Caglion. Poi a un certo punto un giocatore vuole andare a fare le marchette in Cina perché viene strapagato per vivere 2 o 3 anni di merda. Questo è un problema suo nel quale io non posso entrare. No? Dichiarazioni che 3 settimane fa tornano alla ribalta per comprendere i malumori dei 2 senatori. Non sono mancate nemmeno stoccate a Lorenzo Insigne. Deve capire da grande che cosa vuole fare. Di qui un malcontento sempre crescente, esploso con la decisione mal digerita del patrono di spedire tutti a Castelvolturno, in un ritiro che più che fare unione ha acuito i dissidi. Ombre anche sul presunto duro scontro tra Allan ed Edo De Laurentiis, sulla presunta frase del capitano diventata cult, andiamo tutti a casa. Episodi che si legano a voci insistenti di malcontento nei confronti di Davide Ancelotti. Scene surreali, sintomo che la truppa non riconosce il potere dei vice Edo e Davide. Truppa che, guidata dai senatori, si è ammutinata agli occhi dei più, come un fulmine a ciel sereno, ma forse frutto di una spaccatura profonda esistente da tempo e palesata in un momento delicato del campionato, che già a novembre è in crisi.